Attenzione perché questo è anche un qualcosa che ti coinvolge e tra l'altro l'uso del gaslighting ti porterà a dubitare della tua percezione della realtà, ti creerà confusione nella tua realtà, no? Quindi ti sentirai disorientata, disorientato, non ti fiderai più di te stessa e quindi quando noi entriamo in conflitto con noi stessi, praticamente, come dire, neghiamo a noi stessi la nostra dignità, cioè quando non ci fidiamo più di noi stessi subentra l'indegnità, il sentirsi indegni. E quindi da questo punto di vista il manipolatore o il narcisista o quello che è, avrà un ancora più potere fondamentalmente. Tra l'altro una caratteristica chiave, diciamo, della manipolazione del narcisista è proprio che si manifesta con regolarità. Salutiamo anche Fadel, è qualcosa che si manifesta con regolarità. Il narcisista ti manipola costantemente, ti manipola in modo pressante. E quindi, mentre diciamo tutti in qualche modo potrebbero qualche volta diciamo, cadere nella tentazione di manipolare, ma in modo sporadico, in modo non sistematico, salutiamo Tug, mentre proprio la differenza, diciamo, tra il narcisista o il manipolatore abituale e uno che magari anche involontariamente, diciamo, può mettere in atto qualche tattica di manipolazione, è proprio la sistematicità, cioè il narcisista o il manipolatore professionale, diciamo, lo fa in modo intenso, costante, sistematico e in modo prolungato e quindi un'altra in modo più intenso anche perché tra l'altro potrebbero essere delle manipolazioni anche benigne, mentre invece l'obiettivo del narcisista è sempre una manipolazione maligna, maligna nel senso che il narcisista ti manipola sempre pro domo sua, fondamentalmente, non ti manipolerà mai pro domo tua. E questo devi tenerlo presente. Un'altra cosa molto importante, perché tu non avrai, cioè verrai manipolato solo a favore, a vantaggio, diciamo, del narcisista stesso, sempre pro domo sua. Ecco, quindi questo è un qualcosa che devi prendere in considerazione. E ovviamente poi ci sono altre cose che il narcisista potrebbe dire. Ecco, questa è un'altra cosa molto subdola. Quando una persona ti dice: "Guarda, io non ti amo più", questa è una frase ovvia, diciamo, è dolorosa da sentire, però lui ti dice: "Non ti amo più", ma di fatto non se ne va, ti fa accettare una relazione. Questo è il massimo dell'umiliazione, no? Perché è un'umiliazione molto forte questa. Cioè, se io sto con una persona e dico: "Guarda, non ti amo più", e poi non ti dico nient'altro, tu resti in una relazione con una persona che ti ha detto: "Non ti amo più", mentre tu magari sei coinvolta, lo ami, eccetera, eccetera. Qua ti collegherai ancora di più, no? Perché il massimo dell'umiliazione, il massimo del sentirsi, come dire, il massimo del sentirsi, come possiamo dire, umiliati, indegni, no? Io, anche se non, questa persona non mi ama, accetto di stare con questa persona perché non ne posso fare a meno. E il fatto di dirti non ti amo più, te lo dice. Oppure quelli, beh, ad esempio ci sono persone che dicono delle cose interessanti, cioè dicono, io ho sentito di persone che dovevano sposarsi, una in particolare, tratta da un fatto reale, questo qua non la sposa più, rinuncia, dice non ti voglio più sposare, però se vuoi possiamo ancora stare assieme come stavamo prima, non avevano programmato un matrimonio, praticamente l'abbandona, tra virgolette, quasi sull'altare, ma non la lascia e lei accetta di continuare a stare alle condizioni pregresse, diciamo, alla cosa del matrimonio. È ovvio che questa persona si sentirà praticamente sempre più, come dire,